Ciao. Pietro, andiamo. Eccomi qua. Ormai sono diventato un uomo. Lavoro da 2 anni in questa azienda come consulente informatico e devo dire che mi ci trovo molto bene. Questa invece è la mia bellissima ragazza di nome Anna. Ha 25 anni, è una studentessa di legge e proviene da una famiglia rispettabile e facoltosa. Tant'è che suo padre non mi ha mai voluto accettare. Purtroppo i miei genitori non l'hanno mai conosciuta, dato che sono morti 6 anni fa in un incidente stradale. Ultimamente però è un periodo complicato con Anna. Sembra che tutto vada bene, e poi litighiamo sempre per ogni minima cosa. Me ne vado dai miei. Amore, calmati, è una sciocchezza. Non chiamarmi amore. E poi non ho un problema di oggi, è un problema di tutti i giorni. E questo problema sei tu. Che succede? Anna e Pietro si sono lasciati. Finalmente una buona notizia. Era ora che ti decidessi a lasciare quell'incapace. Tuo padre non si sbaglia mai. Contento ora? Era quello che volevi, no? E me lo chiedi? È ovvio che sono contento. Pensare che la tua unica figlia abbia smesso di condividere la propria intimità con un misero impiegato e senza un soldo. Beh, sì, mi risolleva parecchio. Crisi. Non facciamo altro che parlare di crisi. Mentre siamo di fronte ad un cambiamento epocale del quale non riusciamo a comprendere neanche appieno la portata. Così dai piani alti mi chiamano e mi dicono taglia. E io taglio. Mi dispiace. Tu non hai figli, vero? Ciao. Ciao. Perché non mi rispondi al telefono? Credevo ci tenessi a me. Lo sai che ho perso il lavoro, lo sai? Sono mesi che non riesco neanche più a pagare l'affitto di casa. Sì, lo so, le voci girano. Hai un altro, non è così? Pietro, non ho nessuno. E poi anche se fosse non sono cazzi tuoi. Tuo padre è riuscito a farti il lavaggio del cervello, eh? Io non capisco com'è. Ehi Anna, allora che fai? Vieni con me o prendi il pullman? Sì, Giorgio, arrivo subito. Ciao. Te ne vai così? Anna, guardami negli occhi. Io ho bisogno di te. Lasciami perdere.
Ciao. Visto quante stelle stasera? Già. Comunque io sono Pietro. Ehi, ma anche te del club? Quale club? Ah, ci conosciamo tutti qui, non mi freghi. Beh, caro Pietro, benvenuto nel club dei falliti. Ne sono onorato. Daniele. Prego. Cavolo che tosse. Dovresti lasciar perdere queste sigarette. Beh, qualche volta uno sfizio bisogna pur toglierselo, no? Eh sì. Posso farti una domanda? Dipende da quanto mi paghi. Come sei finito in strada? Domanda originale. Bravo, complimenti. Ero chef sulla nave da crociera della Festival Cruise in Oriente. E una volta tornato in Italia ho subito un furto che ha cambiato la mia esistenza. Cosa è successo? Mi rubarono la 24 ore. Dentro c'era tutto, compreso il mio passaporto. E siccome ero residente alle Filippine, ci impiegarono un anno e mezzo per ridarmelo. E così sono finito in strada. Sì, ma non è per così male la vita qui. E vivo tutti i giorni senza pensieri. E ho imparato ad apprezzare le piccole cose. Io preferirei essere altrove. Beh, vedi, per me questa non è una strada obbligata. C'è chi la scelta e chi no. E io ho una certa cultura, una buona esperienza, potrei persino lavorare se volessi. Però mi va bene così. L'unica nota negativa è il freddo. Comunque già qualcosa, dai. Ah sì, che cosa? Il non sentirsi un barbone. Difatti non lo sono. Je suis un clochard. Ma parlami di te invece. Com'è che ti trovi qui? È una storia lunga da raccontare. Stasera non ho nessun appuntamento. Stimolano in me, come dire, una certa attrazione. Ehi Pietro, tutto ok? Ehi, tutto bene? Niente. Che ogni tanto penso alla mia ex ragazza. Scommetto che si sarà già messa con uno leggermente più elegante di te. Ma smetti. Dai, scherzo, non ci pensare. Su con la vita. La parola è facile, sì. Certo che la vita è proprio strana. Facciamo sogni, progetti. E poi te, guarda dove mi trovo. Ah, ma il segreto è pensare che quello che di brutto ci succede oggi succede per donarci qualcosa di ancora più bello domani. Abbiamo una birra qui. Che vuoi di più della vita? Alla salute. Quello è un uomo all'altezza di tua figlia. Non so quanto bene voglia davvero ad Anna. Una madre, certe cose le sente. Sempre meglio di quello squattrinato di prima. Prenda il cornetto, coraggio. Grazie. Ah, sì,
Ma solo per questa volta, Ed un consiglio, faccia qualcosa. Altrimenti prima o poi morirà di fame. Ah. Ho un amico che vende rose nei locali. Potrebbe provarci anche lei. Vengo oggi pomeriggio, così glielo presento. Non è che potrei prendere un altro cornetto da portare via. Ma appena vendo qualche rosa glielo ripago, promesso. Va bene, va bene. Affare fatto. Grazie. E questo da dove salta fuori? L'ho rimediato. Ti ringrazio per il gesto, amico, ma non posso accettare. Come ho fame io, fame anche te, quindi niente da fare. Io ne ho mangiato uno poco fa. Forza! Sai, forse ho trovato un lavoretto per guadagnare qualcosa. Lavoretto? E di che si tratta? Vendere rose. Rose? Ci ho sempre pensato che sono un tipo abbastanza romantico. Vieni con me. Con te? E dove? A vendere rose? No, non vai te. Ti aspetterò qui. Mannaggia, amico, che testa che hai. Vabbè, io allora vado. A più tardi. Buonasera. Vogliamo regalare una rosa a questa splendida fanciulla? No, detesto le rose secche. Specie quelle recuperate in qualche tomba come queste qua. Senti che roba, puzzano ancora di morto. Sparisci. Sei forse sordo? Vedi di sparire, Pidocchio. Scusate. Buona cena. Ritrovarsi senza nulla è la grande paura dei nostri giorni. Vivere in strada è stata dura, ma ho imparato molto. Nessuno conosce bene la vita finché il dolore non bussa alla sua porta. Perché chi ha la forza della sofferenza ha la forza dell'osare. Gli emarginati li vediamo ogni giorno, ma in realtà li ignoriamo. Impegnati come siamo nelle nostre vite, così frenetiche e stressanti, ma spesso vuote e superficiali. Io però ho avuto l'onore di incrociare certi sguardi. E negli occhi di colui che come tetto non altro che il cielo ho visto sì le lacrime. Ma ho anche imparato il significato di altre parole. Forza. Speranza. Coraggio. Thank you.
E se oggi ho imparato a vivere, lo devo a te, caro amico mio. Col tempo ho capito il significato delle tue parole. Non le dimenticherò mai. Non ti dimenticherò mai. Il tempo vola e con quello anche gli anni. La fatica di un lavoro tra gli affanni. Un posto da precario ma prova ad accontentarmi. E la sera torno a casa, trovo lei ad aspettarmi. Fai dei progetti e pensi un po' al futuro. Imposti la tua vita per tenerla più al sicuro. Poi succede che ti scontri contro un muro. E questa storia che inizia proprio qui te lo assicuro. Intere sere passate a litigare. La donna che amavo era stanca di aspettare. Quel poco che gli stavo dando è tutto quello che potevo fare. Disse vado via e poi smise di parlare. Anche il lavoro cambiò la direzione. Mi chiamano in ufficio, io davanti al direttore. Mi parlava della crisi del paese, recessione. Persi il mio lavoro, poi la casa, un barcone. Perso quasi tutto in un momento, non mi restava niente, forse tutto me stesso. Mi ritrovai da solo, un nessuno, senza tetto, nel ghetto dei barboni, nella pioggia contro il vento. E in quella notte sdraiato in quel parco, quel ragazzo su un cartone come in un ritratto. Insieme fissavamo i nostri sguardi nelle stelle, iniziamo a dare un nome solamente alle più belle. Passavamo il nostro tempo condividendo tutto, ogni momento, quello bello anche il brutto. Imparando che la vita è bella senza il trucco, dare importanza all'albero è quello che dà il frutto. Le mie scelte, ciò che sono stato, la macchinina rossa, quanti ostacoli ha passato. Vedo il traguardo ma il paesaggio è cambiato. Ora silenzio, io guardo il cielo sopra un prato. Ricchezza o povertà è un'illusione. Qual è la tua realtà? Cosa dai valore? Ricchezza o povertà è un'illusione. Io vedo libertà negli occhi di un barbone. Sono nessuno ma il mondo per qualcun altro. Sono nessuno ma il mondo per qualcun altro. Sono nessuno ma il mondo per qualcun altro. Ho tutto ciò di cui ho bisogno e non mi serve altro.